Buongiorno a tutti. Ci vedete, ci sentite? Super. Sì, vediamo che state scrivendo, perfetto. Tak, tak začneme. Allora, iniziamo. Jak jsme slíbili, pokračujeme v našich webinářích. Come abbiamo già promesso, allora stiamo continuando a fare altri nuovi webinar. Dnešní webinář je pro nás trošku ponaučení v jedné věci. Allora, il nostro webinar è tra virgolette una cosa di quale abbiamo capito. My jsme si to v první chvíli neuvědomili, Non abbiamo capito subito. že tím, jak se svět už vlastně vrací do původních kolejí, Ed è come il mondo sta ritornando nella vita normale. tak spousta lidí začala chodit do práce. Allora, tante persone hanno iniziato a lavorare. A proto ne úplně všichni se mohou dnešního webináře zúčastnit. E quindi non abbiamo capito subito dall'inizio che non tutte le persone possono essere collegate con noi a questo webinar. Takže pro tyto naše členy, kteří se toho nemohou v tuto chvíli zúčastnit, tak to opět nahráváme. Ovviamente per tutti i membri che non possono partecipare a questo webinar stiamo facendo ovviamente una ripresa. A od příště, což bude za 3 až 4 týdny. Ovviamente dall'altro webinar che seguirà, che sono 3-4 settimane. Tak změníme čas našich webinářů. Allora cambiamo sicuramente l'orario. Vždycky bude jenom jeden webinář pro jednu zemi denně. Allora sarà un webinar al giorno per un paese. A budeme to dělat v 5 hodin. E faremo alle 5. Takže se všichni připojíme z domu. Allora, tutti ci colleghiamo magari da casa o dal lavoro. Uvidíte, jak to vypadá u Radky doma. Potete vedere come da casa mia, ad esempio. A bude se moci připojit víc lidí. E ovviamente sicuramente sarà più probabilità che più persone possono partecipare. Tak, můžeme začít. Allora, iniziamo. Dnešní webinář nebude tak dlouhý jako minule. A máme pro vás nachystáno méně věcí. Questo webinar, questo qua non sarà così lungo come quello precedente. Abbiamo preparato meno cose, ma più fondamentali. To neznamená, že nebude tak důležitý jako minule. Però ovviamente non vuol dire che non sarà così importante. Tak, první věc, kterou bychom chtěli začít, chtěli bychom hned na začátku zmínit letošní anniversary a kvalifikaci na toto anniversary. Allora, il primo tema di quale voglio parlare, che sia molto importante, allora parleremo di anniversary, del nostro anniversario aziendale e le loro qualifiche. Když jsme vlastně vypisovali tady tu kvalifikaci pro tento rok, tak jsme vlastně ještě úplně nevěděli, jak to anniversary vůbec bude probíhat. Ovviamente nel momento in cui abbiamo mostrato le qualifiche di quest'anno, ovviamente per poter partecipare, non sapevamo ancora esattamente come verrà svolto, come si svolgerà questo evento. Jediné, co jsme věděli, že nebudeme moci se letos všichni potkat v Londýně, tak jak to bylo naplánováno. Unica cosa che eravamo certi che non possiamo sicuramente incontrarci tutti quanti come era previsto a Londra. Takže Londýn se přenáší na příští rok. Allora, la Londra sarà l'anno prossimo. A v letošním roce, abychom vás neochudili o anniversary, tak se pokusíme o takový pilotní projekt. Allora, per non farvi togliere la cosa più bella dell'anno, questo anniversario, allora abbiamo iniziato a preparare questo progetto. A tím pilotním projektem bude oslava našich narozenin online. Ovviamente, come avete forse già sentito o letto, allora quest'anno festeggiamo il nostro anniversario online. Co to vlastně znamená a jaká je hlavní myšlenka? Allora, che cosa vuol dire e che cos'è l'idea principale? Zaprvé bude probíhat standardní kvalifikace jako v minulých letech. Ovviamente la qualifica standard sarà uguale come tutti gli anni. Kvalifikační měsíce budou červen, červenec, srpen. Ovviamente i mesi di qualifica sono giugno, luglio ed agosto. Kdo se bude chtít kvalifikovat, musí se kvalifikovat ve všech třech měsících. Chi vuole partecipare ovviamente deve essere qualificato in tutti i tre mesi. A kvalifikace je taková, jak je popsaná v tom slajdu. Ovviamente la qualifica è come è descritta su slide, che potete vedere.
To znamená, kvalifikaci pro jednu osobu získá ten, kdo se kvalifikuje minimálně na pozici 25% s minimální provizí 1200 euro měsíčně. Quindi la qualifica per una persona è ovviamente il minimo, minima qualifica 25% e il minime provigioni 1200 euro. Kvalifikace pro dvě osoby je splněna tehdy, když se distributor nebo lídr kvalifikuje minimálně na pozici zlatý manažer s minimální provizí 1700 euro měsíčně. E quindi per due persone, se volete partecipare in due, portare un'altra persona, ovviamente dovete avere le qualifiche minime di gold manager e dovete avere le provvigioni minime di 1700 euro. A teď, jak to vlastně dál bude probíhat? Allora, quello che seguirà dopo. Tak jak jste byli zvyklí v minulých letech, vždycky všechny kvalifikované lídry jsme na našem gala večeru odměňovali. Allora, come eravate abituati anche negli anni precedenti, tutti i leader che si sono qualificati sono stati anche premiati. Tentokrát jim to ocenění pošleme dopředu. Ovviamente, questa volta, quest'anno, li dobbiamo spedire questo premio via posta. A ještě mu k tomu připošleme za každou kvalifikovanou osobu 300 euro. E ovviamente li mandiamo anche per ogni persona qualificata su di lui altri 300 euro. Kterému načteme do jeho e-wallet. E quale ovviamente verrà caricato nel loro e-wallet. V ten moment si budete moci tyto peníze vybrat. In quel momento potete tranquillamente ritirare questi soldi. A můžete si objednat nějakou rezervaci v nějaké pěkné restauraci, kam rádi chodíte. E ovviamente potete fare una riservazione magari in un qualche bel ristorante dove piacevolmente andate, magari spesso anche. Nebo ten večer strávíte třeba v nějakém hotelu. Ovviamente questa sera magari passate in qualche bel hotel. Už dneska se někteří lídři domlouvají, že pokud bydlí někde blízko sebe, takže se všichni potkají na jednom místě. Ovviamente abbiamo già sentito anche che alcuni leader si mettono d'accordo che da come magari vivono vicini, allora si incontrano nello stesso posto, trovano il modo. Nebo to třeba můžete strávit doma, objednat si pizzu. Ovviamente potete anche stare a casa, magari ordinarsi una pizza. 300 eurovou pizzu. Per 300 euro secondo me sarà anche grande. A dopředu se s některými z vás spojíme. Ovviamente in anticipo ci colleghiamo con tutti voi, con tutti i partecipanti e tutte le persone che si sono qualificate. Znamená to s těmi, kteří budou potom v rámci té naší oslavy pozvání online do toho našeho přenosu. Ovviamente stiamo parlando delle persone che ovviamente dopo la qualifica saranno invitati online a partecipare a questo evento. Takže tam bude určitě potřeba se dopředu na to technicky připravit. Ovviamente sarà sicuramente necessario avere le prove tecniche, prepararsi un po' in anticipo. A všem ostatním tímto ukážeme, jak třeba ty narozeniny slaví někteří z vás. E ovviamente possiamo farle vedere anche le altre persone, come festeggiamo questo compleanno, come lo festeggiate voi. Na celý ten večer bude od nás připravený nějaký program. Ovviamente tutta la serata sarà preparato un bel programma. Zábavný program. Ovviamente un intrattenimento molto carino. Budou tam i online vstupu z našeho hraničního zámečku. Ovviamente questo tutto viene fatto, la ripresa viene fatta, questo live stream viene fatto dal Castello, che lo conoscete già. Kde budu já. Dove sarà anche il presidente. Bude tam Radka. Sarò io. Budou tam jiní manažeři. Ci saranno ovviamente tanti altri manager delle altre succursali. A budeme tam pro vás mít něco připravené. A ovviamente prepariamo per voi qualcosa di meraviglioso. Vlastně ještě všechny detaily nemáme vyřešené. Ovviamente non abbiamo ancora tutti i dettagli proprio lavorati al 100%. Ale už teď víme, že to bude bezva zábava. Però sappiamo già che ci divertiamo de matti. A věříme, že se všichni budete bavit. E sicuramente al 100% ve la godete al 1000% tutti quanti. Zapomněl jsem říct ještě jednu věc, že vlastně každý ten kvalifikovaný získá unikátní přístup do toho online streamu. Ovviamente ho dimenticato ancora di dire che ogni persona che si qualifica, che verrà qualificata a questo evento, avrà tra virgolette un codice proprio per entrare su questo live stream. Takže rozhodně se do toho našeho přenosu nedostanou lidi, kteří se nekvalifikovali. Ovviamente non è possibile che potrebbero entrare le persone che non si sono qualificate. A
všechno ostatní teď zatím pro vás ještě připravujeme, takže vám nedokážeme ještě všechno říct, ale určitě to bude prima. Ovviamente non abbiamo, come abbiamo già detto, informazioni più precise, però sicuramente sarà una cosa meravigliosamente bella. Takže kdo se bude chtít tohoto pilotního projektu zúčastnit? Allora, chi vuole partecipare a questo progetto che credo che sia, speriamo che sia l'ultimo perché vi vogliamo vedere. Ta kvalifikace už běží. Allora, qualifiche sono appena iniziate. Tak, to je první téma našeho videa. Allora, questo chiudiamo il primo tema, anniversary. Druhé téma, které bych chtěl dneska zmínit, je aktuální registrační akce, která běží od začátku tohoto měsíce. Allora, il secondo tema di quale voglio parlare è ovviamente l'altra bellissima offerta per le registrazioni che ha iniziato a partire al primo di giugno. Jak jsme už na minulém webináři říkali, tak se vám teď budeme snažit v tom restartu vašeho biznisu maximálně pomoci. Ovviamente, come ho già detto all'ultimo webinar, cercheremo ancora di supportare il restart del vostro lavoro, dei vostri impegni, perché sappiamo che non è facile. A proto každý měsíc v podstatě přemýšlíme o tom, jakým způsobem podpořit nové registrace pro ten následující měsíc. A ovviamente ogni mese stiamo pianificando per il mese successivo come supportare ovviamente tutto il vostro business, tutte le qualifiche. A tato aktuální akce je teď zaměřena na ty přímé sponzory, kteří registrují nové lidi. Ovviamente anche questa offerta registrazione è basata su un diretto contatto dello sponsor. A tato registrační akce má pozitivním způsobem motivovat toho sponzora k několika věcem. Allora, questa offerta registrazione dovrebbe motivare positivamente ovviamente lo sponsor di alcuni punti. Tou hlavní myšlenkou je, aby ten sponzor tomu nováčkovi pomohl s první objednávkou. Allora, la prima cosa fondamentale è che lo sponsor aiuta alla persona nuova arrivata a fare il primo ordine. Protože se velice často stává, že když ten sponzor s tím nováčkem neudělá první objednávku, allora succede molto spesso che nel momento in cui non fate o la persona che iscrive non fa il primo ordine con la persona, tak ten nováček potom může mít různé technické potíže, když se snaží tu objednávku udělat sám. Allora la persona potrebbe poi dopo ovviamente facendola da sola questo ordine avendo ovviamente riscontrando problemi tecnici, problemi che non sa come farlo. A nebo třeba potřebuje pomoci s výběrem těch produktů, úplně neví, co si má v té první objednávce objednat. Ad esempio ha bisogno di aiuto di che prodotti scegliere, che cosa gli verrà consigliato. A proto by skutečně ten sponzor se mu měl i v této fázi osobně věnovat. E anche in questa fase molto fondamentale è necessario che lo sponsor ovviamente dedica il tempo alla persona. A za to bude v rámci této speciální motivační nebo registrační akce odměněn. E ovviamente in ambito di questa offerta di registrazione sarà premiato per questo impegno che dà. Takže pokud si ten nováček udělá osobní nákup za 30 bodů v průběhu měsíce června, tak jeho sponzor je odměněn speciálním bonusem 4 euro. Allora, se questa persona nuova iscritta farà nell'ambito del mese 30 punti personali, ovviamente lo sponsor riceverà 4 euro nel suo e-wallet. Za 4 body je to 5 euro, za 40 bodů je to 5 euro, za 50 bodů je to 6 euro, za 60 bodů je to 7 euro a za 70 bodů je to 80 euro. Allora, 8 euro. Allora, ovviamente partiamo da 40 punti, riceverà 5 euro, se la persona fa ordine di 50 punti, lo sponsor riceverà 6 euro, a partire da 60 punti dell'ordine lo sponsor riceverà 7 euro e oltre 70 euro riceverà lo sponsor 8 euro. Tak tento extra bonus bude sponzorovi okamžitě načten do jeho e-walletu. Ovviamente questo bonus sarà immediatamente scritto nel e-wallet dello sponsor. Protože my už třeba dneska analyzujeme tu akci, už jsou tam vidět první kvalifikovaní. Ovviamente stiamo analizzando questa offerta e ovviamente abbiamo già sono visibili prime persone che si sono qualificate. Tak jsme si všimli, že už i nově registrovaní v tomto měsíci se zapojili do této akce jako sponzoři. E ovviamente abbiamo riscontrato già in questo breve periodo che nuovi iscritti che sono iscritti in mese di giugno hanno iniziato a sfruttare questa offerta registrazione e stanno anche loro facendo le nuove iscrizioni.
Takže vlastně oni okamžitě vidí výsledky své práce a to ještě více namotivuje a nabije energii do dalších měsíců. E ovviamente per le persone è fondamentale vedere subito il risultato del loro lavoro e ovviamente è anche molto motivante per andare avanti. Takže budeme skutečně rádi, když se této akce zúčastní co nejvíce lidí. E ovviamente noi saremo molto felici e fieri se questa offerta verrà sfruttata da maggior parte delle persone. Vlastně stejná myšlenka nás motivovala i k následující novince, kterou pro vás máme připravenou. Ovviamente anche questa intenzione ci ha motivato per un'altra novità che vi presentiamo adesso in questo momento. Rozhodli jsme se trošku jakoby zaktualizovat naše soubory produktů, které se nazývají Essence Basic, Business a Elite Pack. Ovviamente abbiamo un po' toccato e rinnovato e rilavorato i nostri pack che sicuramente riconoscete, il Basic, Business, Elite. A samozřejmě jsme zajistili to, aby na všech pobočkách bylo dostatek produktů pro tyto packy. Ovviamente ci siamo prima assicurati che abbiamo abbastanza prodotti per completare questi set. Takže teď jenom, když si to rychle projdeme. Allora, molto velocemente facciamo un sopralluogo. Essence Basic Pack. Allora, Essence Basic Pack. Je to soubor produktů, které jsou nejprodávanější, anebo jsou tam nějaké produkty, na které bychom my jako společnost chtěli upozornit. Ovviamente si tratta di un elenco di prodotti che sono ovviamente i best seller più venduti e ovviamente abbiamo messo anche prodotti di quali vogliamo magari renderli più visibili perché magari non sono conosciuti così tanto. A soubor těchto produktů by v členské ceně stál 234 euro. Ovviamente facendo un reso di tutti questi prodotti, allora prezzo distributore di questi prodotti che vedete sullo schermo sarebbero 234 euro. A my vám na tyto produkty v tomto souboru nabízíme slevu 30%. E noi vi offriamo 30% dello sconto su tutti i prodotti. Takže sleva tohoto peku je cena tohoto peku po slevě je 160 euro a dostáváte za ní 100 bodů. Ovviamente il prezzo dopo lo sconto, quindi di questo pack è 160 euro e ovviamente ottenete 100 punti personali. Co ještě potřeba říct, samozřejmě je to i pracovní nástroj, který často někteří lídři používají při registraci nových členů, aby skutečně toho nováčka posouvali co nejrychlejším způsobem. Ovviamente è anche un strumento di lavoro, perché comunque servirà per presentare prodotti e per dare alla persona nuova una visione di cosa si sta trattando, di che prodotti stiamo utilizzando. Ale také je to jakoby dlouhodobá slevová akce na tento balík produktů, to znamená, jakýkoliv člen může tohoto nákupu využívat i opakovaně a kdykoliv v budoucnu. Ma non vuol dire che è obbligatorio comprarlo solo per fare una presentazione dei prodotti, ma lo potete comprare anche per voi, per utilizzare i prodotti, per regalarli, per farli conoscere, tra virgolette potete anche ripetutamente comprare questo pack. A teď se pojďme podívat na zbývající dva packy. Abbiamo l'altri due pack da presentarvi. Tím je business pack. Allora, parliamo del business pack. V členských cenách jsou v něm obsaženy produkty za 396 euro. Allora, parlando dei prezzi distributore, stiamo parlando di un valore di questo pack di 397 euro. A my vám nabízíme na tento set slevu 40%. Noi vi offriamo 40% di sconto su intero pack. Což je 240 euro. Stiamo parlando di 240 euro. A 200 bodů. E 200 punti. A třetím packem, souborem produktů, je poslední Elite Pack. Allora, l'ultimo, come lo conoscete, è Elite Pack. Tam počala tady ta chyba, jo? A na tento pack, který je v členských cenách, 1005 euro. Allora, il prezzo o valore di questo pack è 1005 euro. Tak vám nabízíme finální slevu 50%. Allora, vi offriamo 50% dello sconto. Ten pack je za 500 euro. Allora, il pack costerà 500 euro. A dostanete na něj 400 bodů. E ovviamente potete ottenere 400 punti. Osobně si myslím, že je to skutečně výjimečná nabídka,
které určitě spousta z vás využije. Sicuramente un'offerta molto interessante e sicuramente verrà sfruttata da tanti di voi. Ale také je to skutečně velice efektivní pracovní nástroj pro rychlý start jakékoliv nové struktury. E sicuramente potrebbe essere un bellissimo strumento di lavoro per fare uno start molto fast, per poter fare partire una nuova struttura, un nuovo iscritto. Tak, a teď jako další bod našeho programu mám pro vás připraveno pár novinek technického typu. Allora, come l'altra parte del programma, sicuramente presentiamo ancora altre cose. Tak, nejdříve tady nasdílíme druhou obrazovku. Allora, vi faccio divido lo schermo. Tak. Dělali jsme trošku pořádek v našem oficiálním YouTube kanále. Allora, abbiamo un po' fatto le pulizie nel nostro canale YouTube. A udělali jsme to, že jsme tam vytvořili v záložce playlisty. Ovviamente, come potete vedere nella sezione playlist. Třídění podle jednotlivých jazykových mutací. Allora, divisione alla base della lingua, del linguaggio. Udělali jsme to z jednoho důležitého důvodu. E l'abbiamo fatto molto per un motivo semplice. Velice často se na nás obracejí členové, kteří říkají, máte pěkná videa, ale bohužel v cizím jazyku a my jim nerozumíme. Ovviamente ci sono rivolti tanti leader che ci hanno detto avete dei bellissimi video, però magari una lingua che noi non conosciamo. To znamená, tito členové si vlastně neuvědomují, že každé toto naše video je opatřeno titulky v každém jazyce a že neví, jakým způsobem si tyto titulky mohou aktivovat. Ovviamente tante persone però non sanno che ovviamente ogni nostro video contiene i sottotitoli, però ovviamente magari non sanno come impostarli nel video. Že proto jsme vám to takhle rozstřídili. Allora abbiamo fatto questa bella divisione. Vy si tady najedete na vaši záložku Essence Italy. Ad esempio potete schiacciare il nostro fascicolo Essence Italy. Seznam videí. Allora qui c'è elenco dei videi. Zvolíte si tady jakékoliv video. Potete scegliere qualsiasi tipo di video. Tak třeba pro příklad si tady pustíme Frasera Brookse. Allora possiamo fare partire video con Fraser Brooks. A pak velice jednoduchým způsobem přejdete do nastavení. Allora molto semplicemente toccate il tasto impostazioni. Dáte titulky. Sottotitoli. A zapnete si italštinu. E potete schiacciare l'italiano. Ed è fatta. Všechno máte v italštině a můžete se na to video podívat. E ovviamente avete tutto nella lingua italiana e potete guardarlo tranquillamente. Takhle si můžete přenastavit jakékoliv video. Ovviamente questo potete ugualmente fare in tutti i videi che potete trovare nella sezione. Tak, a když se podíváme zpátky na sekci Essence Italy, tak vidíte, že je tady 79 videí. Allora potete vedere anche nella sezione di Essence Italy, allora abbiamo 79 videi. A určitě doporučuju se na všechna tato videa podívat. E sicuramente consigliamo di vedere tutti questi videi. Protože tam najdete spoustu zajímavých informací, nejenom třeba z našeho posledního kick-offu. Allora potete trovare informazioni molto belle e sicuramente molto interessanti, non solo dell'ultimo kick-off. Ale najdete tam také spoustu informací o našich produktech, a to v minulosti. Allora potete trovare però informazioni fondamentali riguardanti i nostri prodotti. Najdete tady také například otitulkovanou přednášku pana doktora Ryšavky nebo pana doktora Krajíčka. Allora potete anche vedere ovviamente conoscere il nostro dottor Ryšavka, che sicuramente conoscete chi è, e dottor Krajíček. Nebo tady třeba najdete přednášky některých členů naší vědecké rady na téma různých produktů. Ovviamente potete anche vedere di tanti prodotti della nostro scientifico. Opět si zaktivujete italštinu. Basta attivare l'italiano. A všechny informace tady máte. E poi dopo potete ovviamente leggere tutte le informazioni. Takže určitě doporučuju si všechno projít,
určitě vám to odpoví na spoustu otázek, na které byste normálně odpovědi hledali těžko, nebo byste nám museli napsat. A tímto to všechno zrychlíme a zjednodušíme. E sicuramente potrebbe essere anche a facilitare sicuramente soprattutto anche il vostro lavoro, potete dare l'informazione alle persone che magari vi spesso chiedono nella rete e potete ovviamente imparare anche voi tante nuove cose che magari difficilmente potete trovare nell'ambito delle persone che conoscete. Tak, to je tedy náš aktualizovaný YouTube kanál. Allora, questo riguarda un nostro canale YouTube attualizzato in questo momento. A k dalším dvěma novinkám už si budeme pouze povídat. Allora, l'altra nuova novità, che sono due in questo momento, allora ne parleremo. První z těchto novinek je taková polonovinka. Allora, prima di queste novità è una novità metà. Protože na tuto funkcionalitu jste už zvyklí z naší telefonní aplikace. Ovviamente anche questa funzione già siete abituati chi utilizza la nostra app. A týká se oblíbených produktů. E si riguarda i prodotti che vi piacciono. Jsou to třeba produkty, které opakovaně nakupujete, anebo byste si je chtěli třeba koupit při vašem příštím nákupu. Ovviamente riguardante i prodotti che magari comprate più spesso o riguardante prodotti magari che volete acquistare nel prossimo acquisto. Tak u všech produktů vpravo nahoře je taková ikonka srdíčka. Allora, come potete notare, ovviamente tutti i prodotti avranno una iconina di un cuoricino. A kliknutím na to srdíčko si můžete všechny vaše oblíbené produkty označit. E ovviamente i prodotti che vi piacciono, ovviamente potete segnare questo cuoricino. A příště, když půjdete do e-shopu. E nel momento in cui entrate nell'e-shop prossima volta. Tak nalevo první záložka budou oblíbené produkty. E ovviamente ci sarà una divisione sul sinistra, sopra sul sinistra, prodotti che vi piacciono di più. A tam se vám zobrazí právě všechny ty označené produkty. E ovviamente lì trovate sempre tutti i prodotti che avete segnato con questo cuoricino. Takže nemusíte všechny vyhledávat ve vyhledávacím okýnku. E ovviamente non siete obbligati sempre a ricercare nuovamente ricercare questi prodotti, ma li avrete già in una sezione. Druhá taková technická novinka, tuto novinku po nás požadovali lídři z jiných zemí. Ovviamente questa cosa ci hanno richiesto leader di tanti altri paesi. Znamená takovou novou funkcionalitu. Ovviamente significa una funzionalità nuova. Že si můžete vaše provize přeposílat mezi jednotlivými e-volety. Che tra virgolette avete la possibilità di spostare i vostri soldi tra più e-wallet. Například v Itálii vy tento problém nemáte. Ad esempio in Italia non abbiamo questo problema. Ale v jiných zemích si mohou nechat distributoři vyplácet provize pouze tehdy, pokud mohou oficiálně v tomto oboru podnikat. To znamená, mají živnostenský list oprávnění. Ovviamente, negli altri paesi, ad esempio qui nella Repubblica Ceca funziona così, che le persone possono richiedere provvigioni solo ed esclusivamente quando hanno la partita IVA e quando ovviamente tassano questi soldi. Quindi non è possibile come in Italia che possono richiedere tutti il suo denaro. Takže vlastně oni si takhle pošlou svoje provize na jeden účet, ze kterého se potom fakturuje a dostanou všichni svoje peníze na tuto jednu fakturu. E ovviamente loro fanno una società unica e ovviamente i soldi si fanno mandare su unico conto e poi dopo ovviamente richiedono con unica partita IVA, quindi per loro è molto molto fondamentale. I fitali uplatňujeme slovo na produkty? Pak je tam ještě jakoby další využití této funkcionality, kterou vlastně v Itálii taky úplně nemůžete používat, ale je to třeba tehdy, když uplatňujete z e-walletu svoje peníze na slevu, tak můžete některému svému členu virtuálně poslat peníze, aby on je mohl použít. Ad esempio, anche nella Repubblica Ceca in Italia non è permesso che potete ovviamente comprare o farsi la scontistica sull'acquisto, quindi fino al 90% potete pagare con le provvigioni e ovviamente nel momento in cui la persona non ha soldi dell'e-wallet, allora voi potete tra virgolette, prendere 100 euro suoi e mandarlo sull'e-wallet di questa persona e lui può fare acquisto. Že v této chvíli vlastně přemýšlím, na co to použijeme v Itálii. In questo momento sto pensando su che cosa lo utilizziamo in Italia. Ale třeba na něco přijdeme. E sicuramente però sarà una cosa molto utile che potete spostarvi soldi uno tra l'altro.
Ale pro vás, pro italské členy, to znamená aspoň jednu zajímavou informaci. Però sicuramente sarà una cosa interessante anche per voi. Že s tím systémem neustále něco děláme. Che stiamo sempre lavorando e migliorando il nostro sistema. Že se ho snažíme zdokonalovat. Che stiamo cercando di renderlo meraviglioso e migliore. A už na příštím webináři vám představím takové funkcionality. E a su quell'altro webinar vi presenterò l'altra funzionalità. Které i vy využijete. Quali sicuramente sfruttate tutti. Tím bych taky chtěl upozornit na jednu věc. Allora volevo anche ribadire una cosa. Že pokud je něco, co vám v tom systému chybí, nebo co byste tam rádi viděli, tak nám všechny tyto nápady můžete napsat. Ovviamente nel momento in cui anche voi trovate una cosa, una funzionalità che vi manca, o qualcosa che magari potete utilizzare, che comunque sfruttate, allora ci potete scrivere a noi. A pokud se ty věci budou opakovat, tak my jistě na nich začneme pracovat, abyste je mohli začít využít. E nel momento magari una domanda ci arriva ripetutamente, allora noi sicuramente possiamo rivedere questa funzionalità e sicuramente cercheremo di venirvi incontro e implementarla e impostarla. Takže pořád se snažíme to vylepšovat, aby to bylo pro vás co nejkomfortnější. Perché noi per il vostro comfort stiamo cercando di darvi il meglio. Tak, a teď tady mám jednu věc, na kterou se zrovna italští distributoři ptají docela často. Allora, ho qui una cosa di quale mi chiedono i distributori dall'Italia abbastanza spesso, mi fanno due domande. A to je tento produkt. Allora, stiamo parlando di questo bellissimo, meraviglioso prodotto. V tomto měsíci máte možnost se s tímto produktem seznámit jako s dárkem, který jsme uvedli při příležitosti Mezinárodního dne dětí. Ovviamente, questo prodotto in questo momento lo potete trovare nei vostri pacchi come un regalo, gratuitamente. Lo abbiamo presentato e messo sul mercato proprio perché questo mese, il primo di giugno, abbiamo festeggiato la festa dei bambini. A pro nás to vlastně byl takový pokus. Allora, questo tra virgolette era una prova per noi. Jak vlastně budete na takovýto produkt reagovat? Allora, come reagite a un prodotto del genere? A protože nám chodí samé pozitivní reakce. E da come abbiamo ricevuto tantissimi bellissime risposte, un feedback meraviglioso. Tak jsme se rozhodli, že takovýto produkt vlastně zařadíme do naší standardní nabídky. Allora, abbiamo deciso che questo prodotto farà la parte dei nostri prodotti fissi. Znamená to jednu věc. Vuol dire solo una cosa. Pan doktor Krajíček se rozhodl, že tento produkt ještě malinko vylepší. Il dottor Krajíček ha deciso ancora di migliorare questo prodotto. Ale velice brzy bude zařazena do nabídky vylepšená verze. Però molto breve, molto, molto presto mettiamo sul mercato, tra virgolette, vi presentiamo questo prodotto fisso, ma ovviamente migliore rispetto a quello che vi abbiamo fatto conoscere. A tento první produkt vlastně odstartuje vývoj jedné samostatné produktové řady, která se bude věnovat pouze dětem. E ovviamente con questo vogliamo iniziare a creare una nuova linea, nuovissima linea, quale sarà dedicata solo ed esclusivamente ai bambini. Produkty pro děti jsou z pohledu posuzování a certifikace velice komplikované. Ovviamente i prodotti per i bambini sono molto complicati riguardante la certificazione, riguardante tutta la burocrazia di questi materiali. Protože samozřejmě o naše děti se bojíme. Perché ovviamente abbiamo paura dei nostri bambini. I úřady se o ně bojí. Ovviamente anche tutti uffici hanno paura dei nostri bambini. A certifikace takových produktů je velice přísná. E quindi ovviamente certificare un prodotto per i bambini è molto più difficile rispetto a un prodotto normale. Znamená to, že ta certifikace vždycky bude trošku delší než u běžných produktů. Ovviamente dobbiamo essere coerenti che questa certificazione durerà più tempo rispetto ad altri prodotti che stiamo certificando. Ale my rozhodně jsme připraveni to celé absolvovat, abychom vám podobných produktů, a to i z oblasti kosmetiky, mohli nabídnout více. E ovviamente anche noi però comunque facciamo il massimo per darvi ovviamente il supporto anche in questa linea che sia secondo me fondamentale per essere madre e quindi sicuramente queste trattative iniziamo a fare per darvi il massimo comfort. Tak, a to je vlastně všechno, co jsem si k dnešnímu dní připravil. Allora, questo è tutto che l'abbiamo preparato per voi in questo webinar. Jsem rád, že
jste včera využili výjimečné slevové akce na naše produkty? Allora, sono molto lieto che avete sfruttato al massimo l'offerta di ieri, che era ovviamente perché il nostro presidente aveva il compleanno, ha compiuto ieri anni, allora il regalo suo per voi. Produkty Essence niž se nikdy do slev nedostali a ani v budoucnu to neplánujeme. Ovviamente non abbiamo mai voluto che i prodotti niž saranno in scontistica, tra virgolette in svendita. Protože je to náš jeden z nejprémiovějších produktů. Perché stiamo parlando di un prodotto, tra virgolette, di uno dei più fashion che abbiamo. A jsme rádi, že když jsme se k tomuto kroku teď jednou rozhodli, že tolik z vás této akce využilo. E sono però molto lieto che da come vi ho voluto anch'io fare un regalo perché me lo state facendo tutti i giorni voi. Allora vi ho dato questa possibilità di acquistare con lo sconto e ero molto 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 sorpreso quanti di voi l'hanno sfruttata questa offerta. Na příští webinář pro vás připravujeme různé produktové novinky. Ovviamente per il prossimo webinar stiamo preparando novità sui prodotti. Budeme mít pro vás připraveny i nové technické novinky, které uvidíte ve vašem systému. Ovviamente ci saranno anche tante novità tecniche che potete poi dopo ovviamente scoprire nel sistema, nel vostro sistema, nel vostro back office. A jak jsem už řekl na začátku, webinář bude v odpoledních hodinách, bude to v 5 hodin, takže bude moci přijít větší množství lidí. E ovviamente il webinar non sarà più ovviamente in questo orario, però sarà più o meno alle 5, ovviamente sarà comunicato anche in anticipo. Così sicuramente si possono collegare più persone. Tím nechci říct, že je vás tady dnes málo. Non voglio assolutamente dire che siete pochi. Vidím, že je tady 252 lidí. In questo momento sono collegate 252 persone. Což je dobrý. Che sono molto, molto lieto di fare la parte. A ostatní se na to podívají ze záznamu. E sicuramente altri avranno la possibilità di vedere, vedere la ripresa e tranquillamente possono magari vederselo la sera. Takže to byla poslední informace dnešního webináře. Questa era l'ultima informazione di webinar di oggi. Mějte se moc hezky. Vi auguro una bellissima giornata. Mějte pěkný víkend. Vi auguro un bellissimo weekend. Který v České republice začíná už v pátek. Kolem nella Repubblica Ceca inizia già venerdì. Že my v pátek vždycky jako říkáme, že pátek je malá sobota. Noi stiamo dicendo sempre che venerdì è un piccolo sabato. A všichni k tomu tak taky v práci přistupují. E tutti lavorano proprio come se fosse un sabato, ma non è vero, perché lavoriamo anche di più. Takže užijte si víkend, mějte se moc hezky, kdyby vás cokoliv napadlo, tak nám napište. Allora, godetevi il weekend, sarò molto felice se magari per qualsiasi cosa che vi serve o che volete scriverci, lo scrivete veramente. A uvidíme se za 3 až 4 týdny. E ci vediamo tra 3 e 4 settimane. Ciao. Ciao ragazzi.